Allora, questo Indiana Jones è il quadrante del destino per la regia di James Mangold, la sceneggiatura di mille persone, Jeffs Butterworth, John Henry Butterworth, David Coeb e James Mangold, per la fotografia di Fedon Papamichael, non lo so, onestamente, musiche di John. Ormai sto sfasando, John Williams, con Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boy Holbrook e Toby Jones. Durata 142 minuti, 2 ore e 22 minuti. Arriverà in Italia ovviamente grazie a Disney. Cosa ne penso? Allora, partiamo da una cosa, questa presentazione con Harrison Ford, con la palma, alla carriera, un momento molto bello, si è anche commosso, è stato anche un simpaticone, ha fatto molto ridere. Allora, parliamo di questo Indiana Jones. Partiamo da un paio di aspetti tecnici e poi arriviamo più che altro alla scrittura e a se funziona o meno. Allora, vi dico subito che per me il film sommariamente funziona. È un ultimo hurrah per salutare Indiana Jones, per dirgli che gli abbiamo voluto molto bene e per chiudere la saga, e dopo vi dico anche in che maniera risolve anche alcune cose che erano state fatte col teschio di cristallo. Allora, parliamo dell'elefante nella stanza, il VFX per il ringiovanimento. Funziona moltissimo quando i personaggi sono statici. Tipo Mads Mikkelsen è ringiovanito molto bene nelle scene in cui è ringiovanito, anche perché la sua, diciamo, mobilità a schermo è molto poca e lui funziona. Quelli di Harrison Ford funzionano nelle prime scene, nel momento in cui deve entrare in azione funziona molto meno, diventa un po' più CGI. E funziona di meno perché finché lui deve parlare, deve rispondere a un interrogatorio, quello che succede è che tu hai tante immagini di riferimento che loro hanno utilizzato dei film precedenti che puoi sfruttare per renderlo quanto più fotorealistico possibile. Quando passi all'azione, no. Anche perché hai molti altri elementi di CGI, quindi tendi a ammorbidire tutto e probabilmente anche volto più giovane di Indiana, che diventa secondo me in certi momenti totalmente CGI, proprio anche il modello, quindi anche il corpo è sostituito completamente, funziona un po' di meno. L'altra cosa che non mi è piaciuta è un green screen sul finale, un momento molto enfatico che, porca miseria, hai viaggiato in tutto il mondo, sei andato anche a Cefalù in Sicilia, che si vede benissimo, si vede tantissimo, è molto bello, anche se viene spacciata per un'altra città, però gli americani lo fanno sempre anche quando dipingono le varie location negli Stati Uniti. Comunque, hai fatto tutto sto casino, potrei usare un'altra location esterna per quel finale lì, invece c'è un green skinnone che non mi è piaciuto tanto, è un po' sbadato. Al di là di questo, James Mangold è un tecnico meraviglioso che ha girato Logan, quel treno per Yuma, Le Mans 66 la grande sfida, quindi a livello di macchine, inseguimenti, azione, è perfettamente a suo agio. Anche Spielberg ha detto, credevo di essere l'unico in grado di fare uno di questi film. Invece anche Mangold se la cava molto bene da questo punto di vista, devo dire la verità, a livello di quel tipo di azione rocambolesca, non è Spielberg, perché è solo Spielberg, è Spielberg, però nella sua interpretazione è molto bravo, cioè non c'è nulla da dire sotto questo punto di vista. A livello di scelte di scrittura, ecco, non è spoiler, è chiaro perché non c'è nel trailer, non c'è tra il cast, se andate a leggere il cast della locandina, non c'è Shia LaBeouf, quindi l'idea che era stata seguita allora anche da Spielberg, perché in quel momento era il personaggio molto forte, di dare a Shia LaBeouf le redini un po' di Indiana Jones, un po' c'era quella mezza idea, è chiaro che non è andata avanti, è chiaro che va in qualche modo giustificata l'assenza di quel personaggio, in una certa misura lo fanno, anche per creare un conflitto emotivo, per far iniziare la storia, e che inizia da un Indiana Jones nel fine degli anni 50, primi anni 60, che si sta ritirando, sta andando in pensione come professore, non è neanche più professore di una facoltà praticamente prestigiosa ed è protagonista di un presente che non gliene frega più niente della storia, non gliene frega più niente di Indiana Jones. Il tema del tempo, di come è cambiato il tempo, è molto importante in questo film. E non gliene frega niente perché l'uomo è appena andato sulla Luna. If you believe they put a man on the moon, come la canzone dei Rem. Siamo andati sulla Luna e quello è il nostro presente, è una cosa che ha riunito l'umanità perché ci siamo visti come una palla in mezzo allo spazio, nessuno gli interessa più di Archimede, nessuno gli interessa più di quello che è stata la storia dell'uomo, tuttavia è
e Indiana Jones quindi è un po' decaduto sia nel nostro presente sia nella narrazione. Tuttavia i nazisti esistono ancora, quelli non cesseranno, sfortunatamente sembra non cesseranno mai di esistere, e quindi tornano col personaggio di Mads Mikkelsen che con questa com'era, ruota del quadrante del destino sostanzialmente cerca questo reperto perché è molto collegato al tempo, non vi dico che cosa fa, gli serve come reperto per diciamo ricreare il nazismo, sostanzialmente per ricreare un qualcosa che secondo lui dovrebbe tornare. Ora, la cosa molto che mi delude della trama è che Mikkelsen è mal sfruttato, è un cattivo assolutamente poco incisivo, esattamente come Boyd Holbrook, che è quasi invisibile nel film. C'è anche da dire che Indiana Jones è un personaggio che ha sempre vissuto di se stesso, cioè di Indiana Jones, sì, lui odia i nazisti, sì, però questa cosa deve stare in un museo, cioè i protagonisti di Indiana Jones sono sempre stati lui, la sua spalla, che in molti casi è stato il padre, quindi Sean Connery, e ha sempre vissuto del suo carattere, delle sue azioni, è uno dei pochi protagonisti del cinema che più che della grandezza dei villain vive della sua stessa grandezza, della sua stessa capacità di ipnotizzare il pubblico, di conquistarlo, della sua verve, del suo carattere. Tutto quello che ti ricordi di Indiana Jones è Indiana Jones, non tanto il cattivo. I nazisti li vogliamo tutti morti e non ce ne frega niente, quindi però sai, ci metti Mikkelsen, Boy Holbrook, ti aspetti qualcosa di più. Ben sfruttato invece è Phoebe Waller-Bridge, che diventa una sorta di figlioccia, perché lei è la figlia di questo personaggio interpretato da Toby Jones, che è una sorta di suo miglior amico da un certo punto delle avventure che vediamo attraverso la scena d'apertura, e che rappresenta per Indiana una sorta di suo corrispettivo moderno. Non credo che lo scopo sia quello di far diventare Phoebe Waller-Bridge Indiana Jones, anzi lei è un mezzo di che aiuta a dare un ultimo urrà a Indiana Jones, per dire che non esiste nessuno come Indiana Jones eccetto Indiana Jones. Vi voglio rassicurare da questo punto di vista, per come l'ho vista io, questa è la morale sia del personaggio di Phoebe Waller-Bridge sia in generale del film. Non esiste un altro Indiana Jones. Indiana Jones è lui e Harrison Ford, e non esisterà mai un altro. Rimarrà cristallizzato nel tempo e sarà questo. Io ci ho letto questo in quello che voleva fare il film. Come il professor Jones, nessuno mai. Quindi sostanzialmente. E in questo setup narrativo ci sono dei toni molto crepuscolari, molto, molto nostalgici, un po' crepuscolari, un po' tristi, perché è l'addio del personaggio, se ne sta andando, la sua ultima avventura, e in un certo senso la cosa mi ha commosso perché è un po' una dichiarazione di questo cinema è finito. Cioè questo cinema d'avventura non tornerà mai più, è stato molto bello, ma non ci sarà mai più. Questa è l'ultima volta in cui vedremo un personaggio di questo tipo, un IP così forte che non ha effettivamente eredi, perché se noi guardiamo, penso, personaggi d'avventura di questo tipo, posso pensare ai Guardiani di molto recenti, però anche loro hanno finito. Non ci sarà mai più un Indiana Jones, cioè l'avventura, anche quando torna quel personaggio storico che si vede anche nel trailer, Indiana, quanto mi sei mancato l'avventura. Sembra che non ci sia più spazio per Indiana Jones nel cinema, e quindi chiudono la storia, perché non ci sarà mai più un Indiana Jones, non ci sarà mai più, non lo vedremo mai più, e questo è l'ultimo e basta così, e va bene così. Il tempo di Indiana Jones è finito, il tempo di questo cinema sembra finito, anche se io credo che prima o poi qualcuno lo riporterà, perché la nostra voglia di avventura c'è, la voglia di credere in queste cose incredibili, il problema è che non si riesce a ricrearla. Uncharted, che potrebbe essere un corrispettivo moderno di Indiana Jones, è ad appannaggio dei videogiocatori, perché è bello per chi lo gioca su console, per chi lo vede al cinema è orribile. Non ci sarà mai più Indiana Jones, e quindi il tempo di Indiana è finito sotto ogni punto di vista. Ha una bella conclusione il film, ha delle belle scene d'azione, ha sommariamente una scrittura basilare ma decente per chiudere il personaggio. Chiaramente non è il migliore Indiana Jones, chiaramente non è tra i migliori Indiana Jones, ma è una buona conclusione. Per io dico questo, io ho trovato delle critiche molto cattive, sempre perché si fa un confronto con ma non è come i Predatori dell'Arca Perduta, ma grazie al cacchio, è come se domani esce un film e ti dico ma non è come
non lo so, 2001, ogni volta che esce un film dello spazio dico, ma non è 2001, porca miseria, mi stai paragonando, cioè l'ultima crociata è uno dei più grandi film d'avventura mai fatti nella storia del cinema, è chiaro che non ci può arrivare o quantomeno e non lo può manco superare, non è scontato che non possa mai succedere, però è molto difficile, anche per cosa ha rappresentato, cioè è come Quarto Potere, non supererai mai Quarto Potere, è una cosa che non si può ripetere anche a livello di condizioni, di come è nato, di quando è nato, rimarrà per sempre un film di una potenza incredibile. Stessa cosa per i Predatori dell'Arca Perduta, l'ultima crociata, come fai? Connery, i nazisti, è difficile superare quella cosa lì, non ce la farei mai, non si può fare sempre una recensione a confronto, perché... E sfortunatamente però è anche vero che i difetti nel film sono il fatto che non li sappiamo neanche più fare per certi versi. Però Harrison Ford, devo dire la verità, è sfruttato anche bene, nel senso che è sfruttata bene anche la sua età e lui sostanzialmente è comunque in una discreta condizione per riuscire a fare quello che fa ed è anche gestito molto bene. Credo che tra stunt double e VFX anche la sua credibilità a schermo continua a funzionare, quindi... Per me è un buon film che saluta Indiana Jones, chiaramente non è il miglior film dell'anno, chiaramente non è un capolavoro, ma io credo che nell'economia della cosa vada bene a discapito dei chiari difetti e dei chiari limiti che ha, perché anche la storia non è particolarmente appassionante, ma in Indiana Jones è stata appassionante, ma non si riesce a ricreare davvero quella cosa. Si crea un certo... Ecco, nel finale c'è una bella morale che vuole essere sempre non esisterà altro. Indiana Jones, c'è una bella morale sul tempo, gli viene data anche una cosa molto carina indiana, però non è la stessa cosa. Però va bene così, lo ripeto, per me è buono.